dei sabati della misericordia. Siamo davvero felici di avere una serie di personaggi che questa sera ci racconteranno la loro testimonianza di chiesa in uscita, di chiesa ospedale da campo. Se ne parla tanto, ma la chiesa ospedale da campo non è un'idea, non è una teoria, è qualcosa che si deve vedere e toccare. La misericordia, come il Santo Padre ci ha aiutati a comprendere nell'indizione di quest'anno giubilare, o ha un volto o non è. E allora siamo davvero felici di accogliere tra noi Suor Franca Busnelli, della Suore di Maria Bambina. Bravo, un applauso. È impegnata nella pastorale carceraria presso la casa di reclusione femminile di Venezia, della Giudecca, e lavora a stretto contatto con donne recluse, chiesa, ospedale da campo. Poi abbiamo padre Fabrizio De Sousa, missionario della comunità missionaria di Villaregia, che vive un'esperienza che in comunità chiamiamo fraternità di misericordia, è il braccio della comunità più vicino ai poveri, vive l'esperienza della prossimità e della vicinanza con i poveri, in particolare nel quartiere Sanità di Napoli. Ci racconterà alcune esperienze di chiesa di misericordia. E poi abbiamo una famiglia, in quest'anno nella quale abbiamo tante volte parlato della famiglia, si è parlato tanto, si è scritto tanto, una famiglia che ci mostra il volto della chiesa domestica, che è anche quella una chiesa ospedale da campo. Allora, la gioia di avere con noi Angelo e Danilla Rossi, che apparentemente è una famiglia normale, perché non appartiene ad alcuna realtà specifica, è impegnata nel sociale, non ha grandi etichette, se non quella del battesimo, della vita di parrocchia, di impegno, e però una famiglia che tutti conoscono in paese, perché sono gli evangelisti di cognome, si chiamano così, ma che narrano il Vangelo anche con la vita, evangelisti anche di fatto. E sono volti conosciuti, perché in casa loro si respira un'aria particolare. Allora ascoltiamo il loro racconto. Possiamo fare vedere qualche foto, così diamo volto alle persone delle quali raccontiamo. Se si può aprire il PowerPoint. Vabbè, questo è il giorno del nostro matrimonio, nel lontanissimo 79. Ci siamo sposati da molto molto giovane, allora era possibile finire di studiare, trovarsi un lavoro e sposarsi subito. Adesso è un pochino più difficile nei nostri giorni. Poi nella foto successiva si vede che abbiamo avuto subito due bambine, Gloria e Silvia. Questo è il giorno della laurea di Gloria e l'altra è Silvia. Questa che è in braccio ad Angelo è Giulia, una bambina che viene dalla Bielorussia, che abbiamo adottato. Poi abbiamo conosciuto Ariam, quella fantastica bimba che tenta di pedalare, a 4 anni, e la sua mamma Beba, e stiamo ancora facendo la sua accoglienza estiva. Poi andiamo avanti e Abeba ha partorito Yoel quando era a casa nostra e sono rimasti quindi un annetto. È bellissimo Yoel, andiamo avanti. E ecco, poi Angelina, questa ragazza col maglione bianco, viene dall'Eritrea, è una ragazza madre e questo davanti alla torta è il suo bambino. E noi da soli non ce la facevamo in quel periodo ad ospitarli e allora abbiamo chiesto a una famiglia della Papa Giovanni XXIII, che è sulla sinistra, e adesso hai un braccio, qui ha un braccio un bambino, uno era nella pancia, un altro è arrivato, ed insieme abbiamo portato avanti questa accoglienza. Nella foto successiva credo che siamo ai giorni nostri. Ecco, questa è Gloria che ha sposato Lele, ha due bimbe. E poi nell'altra foto invece Silvia ha sposato Michele e Tommaso. E poi nell'altra Giulia vive con Massi. E poi Ariam, adesso è una ragazzina grande e ha già 16 anni.
Allora, la domanda è sempre quella e noi ci diciamo che essere chiesa ospedale da campo per la nostra famiglia significa essere una famiglia accogliente, aperta, non chiusa in se stessa. Il seme dell'apertura della condivisione ci è stato dato senz'altro dai nostri genitori. Per fare qualche esempio veloce, così per esempio mia mamma, che da 2 anni non c'è più, assieme ad alcune persone ha fondato la cooperativa Lamberto Valli, che è una cooperativa per disabili a Forlimpopoli, molto grande adesso. E invece la mamma di Angelo tantissimi anni fa ospitò Edith, che era uno dei primi albanesi che arrivarono coi barconi. E quindi la mamma di Angelo era rimasta da sola, vedova da pochissimo, aveva la casa ma era sola, soffriva un po' di questa solitudine. Edith invece aveva tanta vitalità ma non aveva la casa, e così si sono incontrate le due esigenze per un po' di tempo, qualche anno, così hanno vissuto insieme. La proposta gli è venuta dall'altra persona alla quale dobbiamo tanto, ed è Don Roberto, che forse qualcuno di voi conosce. Per noi Don Roberto è il massimo del sacerdote, il massimo del prete, la figura che unisce in sé una intensa spiritualità, una grande fede, una capacità manageriale che secondo noi sacerdoti al giorno d'oggi nelle parrocchie che devono condurre è indispensabile. Lui ci ha fatto conoscere il mondo, ci ha fatto conoscere tante realtà ecclesiali, ci ha portato all'Oppiano, Tesè, a Cuneo, ma ci ha portato a Villareggio perché siete venuti voi da noi a fare la settimana missionaria. È stata bellissima, sì, proprio bella, ce la ricordiamo ancora tanto. E lui ci ha confermato che la famiglia non è la nostra famiglia solo per noi, e che la Chiesa non è solo la Chiesa di Forlimpopoli, che la Chiesa è una Chiesa universale, alla quale apparteniamo proprio tutti e a quella dobbiamo pensare. Ma ancora prima di conoscere Don Roberto, o comunque prima che lui diventasse il nostro parroco, noi appartenevamo al gruppo giovanile della parrocchia, no? Come forse anche qualche giovane qui può appartenere. E tutti noi giovani, insomma, soffrivamo un po' di questo problema dei poveri, insomma, ci stavano tanto a cuore, ci sembrava intanto una grossa ingiustizia sociale, poi come cristiani il fatto di star lì, sapere che c'è questa realtà e non fare niente, ci faceva proprio star male. E allora abbiamo incominciato a documentarci, abbiamo incominciato a leggere libri, abbiamo incominciato ad ascoltare, a invitare tutti i missionari, non c'erano, tutti i ragazzi che avevano fatto esperienza di missione da qualche parte, e ci trovavamo alla sera quindi a parlare un po' di queste cose a casa di una nostra amica che di sera non poteva uscire perché aveva un bimbo piccolo, e questo bimbo adesso è un monaco di Bose, e quindi è un grande amico di padre Luca. E lì abbiamo detto che ci sarebbe piaciuto tanto realizzare quello che adesso è il Comitato della Lotta contro la Fame nel Mondo di Annalena Tonelli di Forlì, che forse conoscete. E allora abbiamo invitato chi l'aveva organizzato e ci siamo detti, ma forse anche noi però qualcosa riusciremo a fare di questo. Le medicine erano la cosa più necessaria, ci avevano detto, ed era forse la cosa più facile anche da raccogliere. E allora niente, abbiamo messo su, per farla breve perché il tempo poi scorre, un centro raccolta medicinali. Non avevamo neanche la patente, avevamo ancora 16-17 anni, quindi non sapevamo neanche come andarli a prendere questi medicinali dei medici. Poi abbiamo chiesto aiuto a quelli più grandi, poi il primo di noi che ha preso la patente, battezzato, quello era quello che doveva andare a prendere le medicine. È diventato poi un centro Caritas, si è allargato, è diventato anche un centro di ascolto presieduto da Lina adesso. E quindi c'è stata poi proprio una risposta a questo, e allora a questa nostra esigenza. Siamo riusciti in quello che volevamo fare. E allora, adesso qui ci sono tanti giovani, non dobbiamo dare consigli a nessuno, però io mi sento proprio di dire, cioè se avete dei progetti grandi, se avete dei sogni belli, perseguiteli, volate alto, non accontentatevi della mediocrità, perché se una cosa buona si realizza. Volate alto coi piedi per terra, tutto non si può realizzare, non siamo certo qui a dire questo. Però la nostra esperienza ci dice che se il Signore ci vuole far fare qualcosa, ce lo chiede molto chiaramente e ci dà anche i mezzi per riuscire a realizzarlo.
Devo dire che nei lunghi discorsi a casa di Odette, in cui programmavamo un po' le nostre iniziative, avevamo anche teorizzato di formare una comune. Allora andavano queste tipe, che è quello che può essere una comunità oggi. Era una comune in cui diversi nuclei familiari stavano insieme e praticamente però non andava molto bene come era strutturata, perché tutti stavano a casa nella comune. Io, che allora già lavoravo in banca, mi avevano destinato a continuare a lavorare in banca per portare a casa i soldi per mantenere tutti. No, alla fine non è andata in porto questa cosa. Quindi noi ci siamo sposati, abbiamo formato la nostra famiglia, però devo dire che il desiderio proprio per il nostro matrimonio, che non siamo poi riusciti a realizzare al momento, era quello di andare in viaggio di nozze in missione. Ci abbiamo provato, ma non abbiamo trovato il mezzo di sfondare in questa cosa. Abbiamo dovuto aspettare 25 anni per questa cosa, per realizzare questo desiderio. Però dopo ci siamo riusciti e vi racconterò. Nei primi anni di matrimonio subito sono nati Gloria e Silvia, e quindi ci siamo un po' chiusi in casa, nel senso che concentrati con queste due bambine che erano da crescere, perché sono veramente impegnative, due bambine una di seguito all'altra, e quindi ci siamo un po' staccati da quella che era l'operatività del centro medicinale, della spedizione. Però abbiamo continuato a proiettare la nostra famiglia, la nostra vita, continuando a seguire l'espedizione dei pacchi di medicina in Africa e ricevendo le copie delle splendide lettere che poi ci arrivavano dai missionari. Ce n'era uno, com'è che si chiamava, che dalla Somalia, mi sembra, che ci scriveva delle lettere che sembrava di leggere, adesso ultimamente che ho letto La mia Africa, le descrizioni dei paesaggi africani, ci raccontava appunto, ed era veramente bello. Quindi, grazie anche al fatto che noi seguiamo la parrocchia di San Pietro, dove c'era appunto Don Roberto, abbiamo potuto in questo periodo ospitare in casa tutti i missionari che capitavano per Forlimpopoli, e quindi era un modo poi di vivere questa vita missionaria senza andare materialmente in Africa. Poi Gloria e Silvia sono cresciuti, abbiamo deciso a un certo punto di aprire la nostra famiglia ad un'accoglienza, e come ha detto prima, ha fatto vedere, abbiamo incominciato a fare un'accoglienza di una bambina che veniva da Chernobyl, cioè da zone della Bielorussia contaminate dal disastro nucleare di Chernobyl. E abbiamo fatto accoglienza di Iulia, un'accoglienza che poi, così, d'amblè, non certo senza tanti problemi, dubbi, travagli, e si è trasformato in un'adozione definitiva. Adesso Giulia è nostra figlia, come tutte le altre due, come anche Ariam, che anche se è una figlia in affido la consideriamo tale. E possiamo dire che però io ci credo ancora nel discorso dell'apertura, dell'accoglienza di questi bambini che vengono appunto da queste zone di Chernobyl. E dopo che ho fatto l'adozione, sono diventato presidente dell'associazione Chernobyl di Forlimpopoli, e tuttora lo sono, e continuiamo appunto a fare questi programmi di accoglienza in famiglia di bambini di Chernobyl. Via via che avevamo un pochettino più tempo e più spazio, abbiamo allargato la nostra famiglia a tutte quelle che erano le occasioni che si presentavano, le associazioni, il volontariato. Ci è capitato di imbatterci in un'iniziativa che a Forlimpopoli ha preso piede e che dura tuttora, che si chiama Un progetto Bambini del Mondo, col quale finanziamo in giro per l'Africa, l'America Latina, progetti di realtà che aiutano i bambini ad avere le loro, diciamo così,
quello che gli, la situazione economica della, del loro paese gli nega. Però avevamo sempre quel desiderio latente di andare in missione, e quando abbiamo fatto i 25 anni di matrimonio ci siamo detti è il momento di realizzarlo, diciamo. E abbiamo organizzato un viaggio di 14 giorni per andare a trovare le suore orsoline ad Asmara, in Eritrea, una realtà che conoscevamo perché a qualcuno di loro spedivamo pacchi di medicinali quando erano in altre zone dell'Africa, e quindi abbiamo fatto questa esperienza in terra di missione che è stata stupenda. Tra l'altro abbiamo fatto i 25 anni noi, però per tutta una serie di coincidenze con noi è venuta anche nostra figlia Silvia. E così noi con Suor Giusta, e Silvia si è subito inserita in una casa famiglia dei pavoniani lì a Asmara, che raccoglieva bambini di strada, e così tutti quanti, tutti e tre abbiamo potuto vivere proprio, anche se per pochi giorni, un'esperienza cristiana di vita missionaria. Abbiamo provato innanzitutto sulla nostra pelle cosa vuol dire non avere tutte quelle cose che noi siamo abituati ad avere. Un po' prima Suor Franca parlava del carcere, che ti devi spogliare. Anche quando si va in Africa ti devi spogliare del telefonino, di tante cose, i soldi che non, là non valgono niente, ma soprattutto ti trovi che l'acqua non è sempre disponibile, non viene dal rubinetto, il cibo è scarso, l'elettricità spesso non c'è in Eritrea, l'automobile per girare non c'è, quindi giri a piedi anche a Asmara, e la sicurezza di andare da destra e sinistra non c'è. Però l'esperienza più grande è stata questa. Noi avevamo con noi diverse offerte di denaro che avevamo raccolto al posto dei regali del nostro 25esimo di matrimonio, e quando giravamo per le missioni andavamo, avevamo la busta, abbiamo portato questa offerta vedevamo la gioia dei missionari perché portavamo euro che là sono veramente preziosi. Ma quello che abbiamo visto veramente è che in missione sì, i soldi che portavamo erano importanti, ma che i missionari, ma anche le persone che incontravamo per la strada, ci chiedevano soprattutto di condividere i loro problemi e le loro fatiche di ogni giorno. Perché effettivamente la carità, la misericordia non è arrivare con una busta di denaro, ma è arrivare e portare l'aiuto, portare la propria disponibilità, la propria persona, e cercare di capire i problemi che sono diversi dai nostri, e tanti problemi non si risolvono col denaro, perché se anche hai 100 euro non c'è niente da comprare, quindi devi cercare di aiutare le persone in altra maniera. E abbiamo trovato anche una fede cristiana che supera ogni avversità e viene vissuta con gioia, al contrario di quello che facciamo noi, che siamo spesso musoni. E abbiamo visto che i poveri chiedono al Signore molto meno di noi, che già abbiamo tanto, e sono capaci di ringraziare il Signore con la gioia per il poco che hanno, mentre noi che abbiamo tanto spesso non lo facciamo. Quindi ho imparato anche molto dai musulmani, e all'inizio quando mi chiedevano come va, loro mi richiamavano sempre perché non dicevo se Dio vuole bene. Adesso ho imparato, là, in Eritrea quando mi chiedono come va, se Dio vuole bene, perché è veramente così. Loro mi hanno insegnato questo, mi hanno insegnato anche tante cose, i musulmani, i copti, che là sono presenti, perché effettivamente noi crediamo di andare là a insegnare le cose, ma abbiamo anche tanto da imparare. Quindi al ritorno abbiamo portato con noi tante richieste, ci hanno chiesto tante cose, e di aiuto, tanti progetti da realizzare, ma anche il desiderio di ritornare in Africa. Infatti io praticamente tutti gli anni sono ritornato in missione, nel 2015 due volte, quindi è stato veramente bello. Ed è stato là, in quell'occasione, che abbiamo conosciuto Ariam, che avete visto nella foto. Ariam è una bambina stupenda, non perché solo è bellissima, ma perché è proprio una persona bella, 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 che fa innamorare tutti quelli che la conoscono.
L'abbiamo conosciuto in questo modo. Noi stavamo dalle suore ed eravamo ospitati in un container nel giardino del convento, e tutte le mattine arrivava questa signora molto affaticata con questo fazzolettone come usano le africane sulle spalle, e sbucava fuori questa testina tutta piena di lice e un gran sorriso. E questa era Ariam. E allora aveva 4 anni e abbiamo chiesto come mai non riusciva a camminare, e ci hanno detto che soffriva di tetraplegia spastica. E la mamma ci ha chiesto se potevamo guarirla in Italia, perché loro pensano che noi in Italia possiamo fare tutto, abbiamo tutti i mezzi, in effetti ne abbiamo tanti, però in Italia questa malattia non si cura. E noi abbiamo detto va bene, vediamo, la facciamo vedere, anche perché non ci fidavamo poi di questa diagnosi che invece era quella reale. E così dall'anno successivo Ariam, da quando aveva 5 anni, è venuta a casa nostra durante il periodo estivo. Loro hanno un permesso di soggiorno che non può sforare i 90 giorni, guai, 91 non accettano il progetto, e quindi durante le vacanze estive viene sempre a casa nostra. La prima volta però era così piccina, è venuta con la mamma, ed è stata una gioia per noi averla in casa per un mese, perché il nostro progetto era quello, se non che la mamma dopo poco tempo ha detto che era incinta di 5 mesi. Noi ci siamo arrabbiati tantissimo, abbiamo pensato, noi un po' cafoni, ma guarda questi, ne abbiamo l'ospitalità di un mese, questa se la prende e ne approfitta e cerca di fare il bambino qua, ma chi crede di essere? Mi ha telefonato la suora, che dopo pensavano che se la partoriva qui, dopo era italiana, aveva tutti i diritti, invece non è così. Telefonato la suora, mandatelo subito a casa, è ritornato. Invece noi abbiamo detto, beh, vabbè, dai, faremo anche questa. Insomma, è stata una gioia questo bambino, è stato un regalo stupendo. Loro sono stati a casa nostra un anno, è stato l'anno più bello della nostra famiglia. E, intanto Abeba era carente di ferro, quindi ha fatto tutte le flebo necessarie. Il bambino era podalico e quindi se fosse nato a casa sua, non so se sarebbero sopravvissuti. E invece è andato tutto benissimo, benissimo. Proprio una cosa fantastica per noi questa accoglienza. E la cosa che mi ricordo con tanto piacere è stato quando è nato Yoel, e io sono entrata appena ho potuto vedere il bambino e ho detto, ma come bello Abeba, sei stata tanto brava. E lei ha cominciato a ringraziare il Signore, che non finiva più. Era così bello, sembrava che recitasse un Magnificat, proprio ho avuto questa sensazione. Era un Magnificat secondo me, ma bello bello. Ariam è una bimba che richiede tanti sacrifici, solo che ha in casa una persona non autosufficiente può capire che cosa vuol dire vivere con una bimba così, che da sola non riesce a fare niente. Però Ariam ripaga 100 volte quello che si fa per lei. Lei è una bambina sempre serena, sempre a posto, non ha mai bisogno di niente, non giudica mai nessuno e le scusa sempre tutti. Quando noi critichiamo, ma forse perché? E lo scusa, trova sempre il motivo per scusarli. E Ariam ci ha insegnato veramente tanto tanto. La parola Ariam vuol dire paradiso in eritreo, e noi crediamo veramente che stare con lei è come stare in paradiso. Anche dunque, a Forlimpopoli tante persone l'hanno conosciuta, l'hanno apprezzata, e proprio grazie alla presenza di Ariam poi siamo riusciti ad aprire tante adozioni a distanza, quasi un centinaio di famiglie che hanno accolto una bambina perché hanno conosciuto Ariam, quindi è stata un po' la prepista. E tutta la nostra famiglia si è innamorata di lei, anche le nostre figlie, anche i mariti delle nostre figlie, poi sono andati tutti giù in missione a trovarla perché sono voluti andare a vedere, ed è molto utile questo per tutti, vedere proprio com'è la situazione là, come si vive. È stata un'esperienza molto bella. E poi abbiamo fatto tanti piccoli o grandi progetti, sia sul posto che dal di qua, così come ci era possibile fare. Ed essere chiesi in uscita per noi però vuole anche dire riconoscere che noi abbiamo tanti limiti, e come famiglia proprio abbiamo tanti limiti, come dicevo anche prima, tutto non si può fare. Però siccome noi queste accoglienze ci tenevamo veramente tanto a farlo, abbiamo avuto anche il coraggio di chiedere aiuto, perché nella Chiesa poi ci sono tantissime potenzialità. Così per esempio quando era il momento di partorire, cioè che Abeba partorisse, noi in casa eravamo 8, e la nostra figlia grande ebbe un incidente, ho messo sotto con la macchina e sembrava dovesse perdere una gamba, poi invece è andato tutto benissimo. E quindi era un momento molto particolare, io insegnavo a Modena, abitavo a Forlimpopoli e ci sembrava che ce la potessimo fare.
E vicino a noi c'è un'associazione che si chiama Emmanuel, che appunto ospita dei bimbi. Abbiamo chiesto a loro la collaborazione, così per un po' sono andati da loro e poi sono tornati da noi. La stessa cosa è successa quando, nella foto avete visto che vi ho detto che c'era quella ragazza che si chiama Angelina, e Donato, il figlio, una ragazza madre sempre dell'Eritrea che abbiamo conosciuto sempre in questo viaggio e che ci ha tanto raccomandato la suora perché aveva una situazione particolare. Non ce la sentivamo in quel periodo di prenderla in casa, però siccome purtroppo la mamma di Angelo, che abitava di sotto di casa nostra, era venuta a mancare, abbiamo dato alla casa famiglia Papa Giovanni l'appartamento ed insieme abbiamo gestito l'arrivo di questa ragazza madre per un po' di anni, fino a che non è riuscita ad avere una sua indipendenza, adesso abita sempre a Forlimpopoli ma da sola col suo bambino. E lo stesso per le adozioni a distanza, abbiamo chiesto l'aiuto del centro di ascolto di Lina e quindi ecco, collaboriamo un po' in questo modo. Ecco, secondo noi, se riteniamo che le cose sono proprio importanti, dobbiamo avere il coraggio di chiedere. C'è un nostro amico che dice, io se chiedo per i poveri, se chiedo per gli altri, lo chiedo senza paura, senza... Ci vergogniamo ancora noi a chiedere, anche se è per gli altri, però sì. Si fa. Sì, lo facciamo soprattutto per gli altri, per noi facciamo meno. Volevo dire che a questo punto, forse per rispondere alla seconda domanda rispetto a dove abbiamo visto il volto di Dio, dobbiamo dire che in tante cose, fra quelle che abbiamo fatto, abbiamo visto il volto di Dio nelle persone che abbiamo incontrato. Ma anche proprio direttamente abbiamo cercato di capire cosa fare chiedendoci, Signore, sarà la scelta giusta, ce la faremo, sarà la Tua volontà. E il volto di Dio si è manifestato con delle risposte che sono sempre arrivate, magari difficili da interpretare, magari diverse da quelle che noi ci aspettavamo perché siamo umani, ma sono arrivati anche a dispetto della nostra poca fede e preghiera. Preghiera, per fortuna c'è la Danila che prega molto, perché io sono in molta difficoltà. Ma devo dire che la cosa più entusiasmante in questa nostra esperienza, in questa nostra vita familiare, è stata per noi la scoperta del volto di Dio che appare con la provvidenza divina. Quando qualcuno ci aveva raccontato, tanto abbiamo visitato tante comunità, tante realtà, ci raccontavano episodi e certezze dell'aiuto della provvidenza. Quando venni per le prime volte qui a Villaregia, come una struttura così non compra niente, va avanti solo con la provvidenza, con quello che arriva. Ed eravamo rimasti un po' colpiti e anche un pochettino increduli. Io infatti sono ragioniero, ho detto prima, sono un ex dipendente di banca, quindi sono sempre stato un po' concreto, abituato a programmare. Non sono mai stato abituato, dopo un po' mi sono dovuto abituare, a fare affidamento nel Signore. Cercavo di fare affidamento sulle mie forze, sulla mia possibilità. Però devo dire che tante volte... Anche noi adesso possiamo raccontare di aver provato proprio la gioia della mano divina che viene e ti mostra veramente la bontà, la misericordia di Dio. Sicuramente abbiamo capito che la provvidenza non è la bacchetta magica, come magari pensavamo alla fine, che ti risolve immediatamente i problemi. Ogni volta abbiamo dovuto spendere tutte le nostre energie, cercare tutte le strade possibili, tutti gli aiuti possibili, prima con le nostre forze, poi anche fuori, e i nostri limiti. Quando abbiamo visto che non si arrivava a nulla, puntualmente è arrivata l'aiuto del Signore, la misericordia del Signore, la provvidenza. Che dopo magari chi non crede può chiamare il caso, la fortuna. Molte di queste esperienze le abbiamo vissute con l'accoglienza diaria. A volte sono stati piccoli interventi che sono come delle piccole, diciamo così, avventure che ci sono capitate, come quando circa 6 anni fa eravamo al centro ortopedico a Reggio Emilia, dove tutti gli anni andiamo a revisionare i tutori, la carrozzina, tutto quanto. E avevamo fatto fare i tutori per le gambe
gambe di Ariam nuovi e quindi necessitava anche di un paio di scarpe nuove ortopediche. Purtroppo qui in Italia noi dobbiamo pagare tutto per Ariam e le scarpe ortopediche stranamente costano un'esagerazione e quindi abbiamo cercato, parlando con l'impiegata, di risparmiare un po' su questo acquisto. Abbiamo detto: ma avete qualche sconto, diciamo? Sì, ci disse l'impiegata. Abbiamo proprio un Deplian di scarpe fine serie, sono rimasti gli ultimi numeri, le vendiamo a un prezzo veramente stracciato. E allora ci diedero un catalogo e Ariam lo sfogliò subito perché lei voleva scegliersi le sue scarpe e ne scelse un paio di colore arancione. Danila subito chiese: ma c'è rimasto il numero 32 di questo tipo di scarpe? L'impiegata disse: ma adesso controllo. E poi venne un po' così dispiaciuta, disse: no, non c'è il numero 32. Allora Danila, che è veramente forte in queste cose, aveva visto che... Testarda, sì. Aveva visto un cartello nel centro di Reggio Emilia che diceva che raccoglievano scarpe e ausili usati da inviare per beneficenza nei paesi dell'est. E allora chiese: ma per caso fra queste scarpe raccolte c'è un numero 32 che così beneficenza per beneficenza le usiamo anche noi? Altra delusione, subito ci dissero che il container era stato chiuso da alcuni giorni ed era pronto per la partenza, quindi non ci potevamo far niente. E solo di fronte alla insistenza di Danila, l'impiegata andò a controllare se era rimasto effettivamente qualcosa. E veramente la cosa strana fu che dopo qualche minuto tornò con in mano un paio di scarpe ortopediche di colore arancione. Sì, sì, era proprio il modello che aveva scelto Aria. E così era sbigottita, così le aveva in mano e disse: ma che strano, non capisco, era sicuro che era stato messo tutto dentro il container, la roba raccolta, mentre questo paio di scarpe era lì fuori sopra un mobiletto, e ce le diede. E così Ariam ebbe le sue scarpine. Chi era con noi, che era una fisioterapista che non è credente, disse: ma Ariam ha veramente una potenza in questo, riconobbe. Sono segni che a volte ti danno poi la forza di continuare. Questo era piccolo, ce ne sono stati grandi, perché nel 2012 Ariam ebbe la lussazione dell'anca destra e dovemmo fare un intervento qui in Italia molto complicato e costoso. Ci parlarono subito di 20-30 mila euro, tutto a nostro carico. E poi, lavorando, cercando, abbiamo bussato tutte le porte, abbiamo trovato un professore di Milano che alla fine ci ha fatto un intervento praticamente gratuito, abbiamo raccolto circa 5.000 euro di contributi che abbiamo lasciato per una fondazione che seguiva lui, ma il resto lui era riuscito a farci tutto questo intervento gratuitamente. Oppure 15 giorni fa noi all'emissione a Suor Giusta in Eritrea, ultimamente riusciamo a mandare gli aiuti solo dentro quei taniconi blu di plastica tramite un container, un ragazzo di Eritreo. E il ragazzo ci disse: guardate che devo fare una spedizione, passo da Forlì in Popoli, posso ritirare delle taniche. Non ne eravamo pronte, Danila ne ha preparate due in tutta fretta e stavamo appunto consegnando e pagando il prezzo per il trasferimento delle taniche, che è abbastanza alto, però bisogna farlo, cioè circa 120 euro per tanica. Quando è arrivata a casa nostra, la vedova di un nostro conoscente che era deceduto alcuni giorni prima, con una busta in mano, e ci ha dato questa busta, dice: queste sono parte dei soldi che abbiamo raccolto come offerte al funerale di Secondo, che era suo marito. Guardate, usatele voi per i bambini in missione africani. Ho detto: stiamo proprio spendendo questo. E ci siamo messi in tasca la busta, abbiamo ringraziato tutto qua. Quando poi abbiamo aperto la busta, dentro c'erano 260 euro, giusto i 240 euro che avevamo speso nella spedizione delle taniche e 20 euro che daremo Suor Giusta per lo sdoganamento. E quindi era praticamente una così. Noi avremmo spedito lo stesso le taniche, avremmo, però
quando tu ce la metti tutta, arriva la mano del Signore che ti aiuta. Comunque, sto sforando, lo capisco, però l'ultima cosa che voglio raccontare, perché questa è fuori da ogni logica della fortuna e del caso. Sì, non si può chiamare chiaramente fortuna a caso, questa è veramente provvidenza, perché solo il Signore ha potuto fare una cosa del genere. Ad agosto 2015 abbiamo fatto una visita a Reggio Emilia di aria, così prima di farla partire. Doveva essere una visita di routine, forse erano necessarie delle iniezioni. Invece il professor Ferrari che la vide fu categorico, ci disse occorre un intervento di allungamento dei tendini, delle gambe, per evitare che si possa lussare anche l'anca sana, non operata. Siamo usciti, dice, come signore, cosa ci metti in queste condizioni, ancora un intervento, tu lo sai bene cosa succede qui, io non ce la posso fare. Mi ricordo che proprio dissi, io non ce la posso fare, non ce la posso fare. Però venendo a casa già con la fisioterapista incominciamo a studiare come fare per fare l'intervento, perché era necessario, non potevamo allungare troppo, era da fare entro breve. E così partimmo, così già lì decidemmo di chiedere al professore di Reggio Emilia se poteva aiutarci a trovare un chirurgo e un anestesista che operasse gratuitamente. Successo una volta. E inoltre decidemmo per l'ennesima volta di chiedere alla regione Emilia-Romagna se il servizio sanitario ci faceva intervento con la regione, ma ci avevano sempre detto di no, anche trattandoci un pochettino male, diciamo. E poi telefonammo anche al professore che aveva operato la volta prima, ma andammo a Milano, propose un intervento troppo complicato con 6 mesi di degenza, troppo. Ariam adesso frequenta la scuola italiana di Asmara, fa la terza ragioneria, è bravissima a scuola e punta a vincere la borsa di studio per venire a studiare poi in Italia dopo la quinta, quindi non può perdere un anno di scuola, non l'avrebbe accettato. E allora aspettavamo un po' le risposte così in giro, quando effettivamente il professor Ferrari ci disse che aveva interessato una sua assistente chirurga che operava a Reggio Emilia i suoi pazienti, diciamo, che poi scoprimo essere una dottoressa che si chiamava Valentina Montemaggiore. E contemporaneamente anche dalla regione ci dissero che questa volta si poteva fare e che a giugno 2015 la regione aveva creato un fondo per spese sanitarie a favore di persone extracomunitarie, fra cui quelle provenienti dall'Eritrea. Bene, allora abbiamo programmato di far tornare Ariam attorno all'8 dicembre in Italia per fare l'intervento e farle perdere meno scuola con le vacanze di Natale. E mentre eravamo lì a organizzare, perché c'era l'incognita grossa del permesso all'espatrio delle autorità eritree che non lo danno, perché in tutti questi anni penso che l'unica che ha ottenuto un permesso per uscire dall'Eritrea per cure mediche ed è rientrata di anno in anno è stato Ariam, gli altri sono tutti scappati, si sono dati la macchina. E mentre eravamo lì che organizzavamo, ci telefona il funzionario della regione e ci comunica che in una riunione erano venuti a sapere che c'era un'equipe del Rizzoli di Bologna che andava ultimamente in Eritrea ad operare con un progetto dell'UNICEF i bambini col piede torto, e che a dicembre a questa equipe si sarebbe aggiunta una certa dottoressa Valentina Montemaggiori di Reggio Emilia, che quando c'era la riunione aveva detto che conosceva il caso di Ariam e che era disposta ad operare Ariam ad Asmara. E così io sono partito con i dottori del Rizzoli. Abbiamo operato Ariam il 16 dicembre e ha fatto l'intervento in Eritrea con la stessa dottoressa che probabilmente avrebbe fatto qui in Italia. In condizioni, però, tutto. Non mi sembrava possibile. Io mi sono vergognato di aver messo
in dubbio l'aiuto del Signore. Guarda. E ancora adesso, quando lo racconto, mi vergogno di aver detto a Reggio Emilia all'uscita della visita medica: ma Signore, ma cosa ci fai? Ancora una volta un impegno così, non siamo in grado. Cioè, no, certo, era vero, noi non eravamo in grado da soli di affrontare una situazione del genere, ma con l'aiuto del Signore e la sua misericordia, sì, e ci siamo riusciti. Allora abbiamo detto con Arian: ma che preghiera hai fatto, Arian, per una cosa così? Ah, io ho detto: noi, Signore, non ci possiamo fare niente, vedi tu. Certamente la Chiesa Ospedale da Campo è una chiesa molto appassionante, molto appassionata, quindi grazie davvero. Abbiamo appena ascoltato chi ha offerto una casa, uno spazio per abitare. Padre Fabrizio vive in mezzo ai senza casa, perché i senza fissa dimora, detto in modo semplice, è gente che non ha una casa. E offre una casa, una chiesa ospedale da campo, è una chiesa che sa vivere l'ospitalità. Bene, io penso che hanno fatto una trappola, perché hanno lasciato il sacerdote per ultimo, no? Ma a voi piace una breve omelia o una lunga omelia? Eh? Come vi piace? Così la faccio, no? La facevo breve. Ma vogliamo condividere qualcosa della nostra esperienza che stiamo vivendo lì a Napoli. E vorrei partire da una parola del Papa, che ci dice cosa significa essere ospedale da campo. È quello che sento, sintonia dentro il mio cuore, ma sento che ognuno di noi è chiamato a vivere come cristiani. Noi come comunità missionaria di Villareggia abbiamo queste due fraternità dentro la comunità, la fraternità contemplativa e la fraternità di misericordia, che mette in evidenza uno che è un aspetto della nostra vita, della nostra scelta come missionari. E la fraternità di misericordia, noi scegliamo di vivere un'esperienza di vicinanza, non soltanto lavorando per i più poveri, ma vivendo con loro e come loro, cercando di far crollare quel muro di separazione che tante volte ci impedisce di vivere una relazione di fraternità e di amicizia, rendendoci uno di loro, cercando di condividere con loro la loro vita, i loro disagi, abitando dove abitano loro e cercando di condividere con loro quello che è il dono della fraternità, della comunione e stare tra di loro. Il Papa Francesco dice così: a volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che rinunciamo a cercare quei riparti personali e comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita ci si complica sempre meravigliosamente e viviamo l'intensa esperienza di essere popolo, l'esperienza di appartenere a un popolo. Io avevo 15 anni quando ho conosciuto la comunità in Brasile e da lì la mia vita si è complicata meravigliosamente. E sono entrato in comunità e in questi anni ho sentito questa gioia di poter condividere la vita con i fratelli più poveri. E vi presento la nostra casa, la casa della fraternità a Napoli, così facciamo un viaggio al sud. Benvenuti al sud. E questo è il Rione Sanità. Noi abbiamo scelto di vivere in questo rione, di fare lì la nostra casa, anche se lavoriamo con i senza fissa dimora, abbiamo cercato a Napoli un posto dove poter vivere anche con la gente che ci abita, che ha una casa, un'esperienza di semplicità e di fraternità e di povertà. E lì abbiamo deciso Dio ci ha davvero condotti in quest'anno e ci ha fatto trovare questa piccola casa. Napoli ci sono tanti quartieri disagiati,
quartieri dominati anche dalla camorra, una situazione di criminalità, di illegalità, ma con tanta ricchezza, con una gente molto bella, molto gioiosa. E tra i tanti quartieri, Ponticelli, Bar, magari avete già sentito parlare, almeno il nome, ci sta questo quartiere Sanità, più vicino al centro di Napoli. Un rione che purtroppo è stato sepolto, perché prima era un rione, un quartiere molto bello, molto di persone nobili napoletane. E durante l'invasione francese hanno costruito un ponte nel 1890, più o meno hanno costruito un ponte che ha seppellito il rione. Cercando di collegare la Napoli bassa alla Napoli alta, hanno fatto questo grande ponte e il rione è rimasto sepolto. E lì praticamente si è sviluppata una situazione di criminalità, di povertà, la gente, il commercio è venuto meno, e le famiglie più nobili se ne sono andate da altre parti e lì la gente è rimasta in una situazione di povertà. Tutto nascosto, tutto seppellito. E questo è il ponte e questo è il rione Sanità. Vediamo solo alcune foto e così conoscete, fate un giro. Questi sono i vicoletti del nostro rione. Andiamo avanti, le nostre case. Sono case molto piccole dove le famiglie abitano, famiglie a volte numerose, ma c'è una presenza forte di immigrati, perché sono tante case in affitto e gli immigrati entrano, un affitto che costa, perché gli immigrati entrano e dopo sono 5, 6, 7, 8, 9 che ci abitano in un piccolo appartamento. Lì c'è il ponte in fondo, hanno costruito anche un ascensore per cercare di collegare un po' il rione alla città. Andiamo avanti, sono sempre foto del nostro ponte. Va bene, questa è la foto dall'alto del ponte, saliamo adesso, facciamo un giro e questo si vede il rione, una parte del rione, il vico, la via principale, la piazza, in fondo a questa piazza c'è il dormitorio pubblico della Caritas, dove la Arcidiocesi di Napoli accoglie ogni giorno 150-160 persone senza fissa dimora. A Napoli purtroppo non ci sono tanti dormitori, c'è soltanto un altro di lunga permanenza che accoglie 80 persone, gli altri purtroppo restano per strada. Anche questo dormitorio della Caritas, per dare la possibilità di curare più persone possibile, accogliamo a turni e quindi possono restare 15 giorni e dopo devono fare 5-10 giorni fuori, prenotandosi e aspettando un'altra volta un posto letto dove rientrare e dormire. Questo è il mercato, bello, frutta fresca, vai, andiamo avanti, mercato, sempre mercato, e qua è la nostra casa, la casa della fraternità. In questo vicoletto ci stanno queste case che si chiamano bassi, sono case molto semplici, si affacciano sulla strada, si entra, sono 30 metri quadri e quindi uno si ingrassa un po'. La nostra fraternità deve essere così, no? Piccoli, solo missionari piccoli e magri, non possiamo aumentare di peso e neanche crescere, e quindi sono fortunato, Dio mi ha fatto così, abitiamo là. E questo è il nostro basso, qua si entra e dopo c'è il piano di sopra con un balconcino per stendere i panni quando facciamo il bucato, no? Tutta la nostra vita. Qua abbiamo celebrato una messa per benedire la nostra piccola casa. E sopra, dove abbiamo il letto, qua abbiamo una piccola cappellina, dove offriamo la vita quotidiana dei nostri fratelli più poveri. Bene, questa è la nostra esperienza, l'esperienza della Fraternità di Misericordia. Un'esperienza molto molto semplice, quella che noi vogliamo vivere davvero con i fratelli più poveri, è quell'esperienza che noi viviamo all'interno della comunità. Noi come missionari amiamo la vita di relazione, amiamo la comunione, amiamo essere fratelli, amiamo la fraternità, poter condividere la vita insieme, sentire che all'altro io posso regalare la mia vita e che l'altro in un rapporto di reciprocità mi regala anche la sua vita. Questo rapporto bello che viviamo ogni giorno nella nostra vita. Questo è il rapporto che vogliamo stabilire con i fratelli più poveri. E quindi un rapporto di misericordia,
Un altro giorno un bambino mi ha detto così, ho fatto la domanda, ma cos'è la misericordia? Questo bambino mi ha dato una risposta che mi ha colpito tantissimo. E lui ha detto così, che la misericordia è dare il cuore ai miseri. Dare il cuore ai miseri. Il nostro cuore non lo regaliamo a qualsiasi. Il nostro cuore lo diamo davvero a una persona che vogliamo bene. Il nostro cuore lo apriamo alle persone che veramente abbiamo fiducia. E vivere la misericordia è vivere questo rapporto. Un rapporto di amicizia, di fraternità, in cui io posso regalare il mio cuore all'altro. Ma che non può essere un rapporto, un dono unilaterale. Perché ogni dono unilaterale è una formula, una forma sottile di potere. E con i poveri non vogliamo vivere questa relazione di potere, ma vogliamo vivere una relazione di fraternità. Una relazione di fraternità che davvero nasce dalla consapevolezza che ho qualcosa da darti, ma anche tu hai qualcosa da regalarmi. E che questo è il vero rapporto di misericordia. Io mi sento povero con te, io mi sento miserabile con te. Non so se avete già pensato una cosa, perché a volte quando noi parliamo di misericordia, di aiutare gli altri, quando pensiamo ai nostri fratelli senza fissa dimora, ci viene subito la voglia di fare qualcosa per loro. E quindi ci sono tante associazioni che si muovono per dare soprattutto da mangiare a questi fratelli. Una volta ero lì a Napoli, perché usciamo soprattutto di notte per trovare i fratelli, non che abitano, che dormono per strada, per fargli compagnia, per stare con loro, per parlare, per visitarli nelle case abbandonate. E un giorno ero lì a parlare con alcuni di loro e sono venute tantissime associazioni. E hanno dato sempre la busta, no? Con i panini. E uno dei fratelli di strada diceva, padre, sono abbuffato, perché avevano mangiato così tanto. E tante, tante associazioni che venivano a dare qualcosa. E io in quel giorno mi sono chiesto, ma davvero, è molto bello quello che noi possiamo fare per gli altri, ma stiamo davvero vivendo un rapporto di reciprocità, di misericordia con l'altro? O mi sento come quello che vive un dono unilaterale. Sento che non ho niente da ricevere, ma solo posso dare all'altro. E quindi il rapporto che noi vogliamo e ci impegniamo a scegliere è di vivere un rapporto di reciprocità con i nostri fratelli poveri, sapendo che anche noi siamo poveri. E che se io sono qua oggi a parlare, perché io sono stato il destinatario di tanta misericordia, dalla misericordia di Dio e dalla misericordia dei miei fratelli, che mi hanno perdonato tante volte, che mi hanno sostenuto nelle mie debolezze. E se noi siamo qua è perché siamo davvero miseri. E non è un cammino facile questo, riconoscere che io sono misero, che io sono povero con i fratelli poveri, ma è solo vivendo questo abbassarsi e riconoscere le proprie debolezze è che possiamo stabilire con loro un rapporto di vera fraternità e di vera amicizia. E davvero loro hanno tanto da darci, tanto da darci. Non so se avete già pensato, se voi uscivate per strada, uscivate, va bene, avete capito? Bravo. Tu trovi un povero per strada, un qualcuno senza fissa dimora, e che ti offre un panino. Tu lo accetteresti? Accetteresti questo panino? Lo mangeresti? Se questo povero ti regalasse un panino oggi, lo mangeresti? Magari lo prendiamo, lo apriamo, guardiamo cosa c'è dentro. Ah, ma da dove viene? Dove è stato comprato? Dal mio macellaio di fiducia. E questo panino come è stato conservato? Ma questo formaggio dove è stato messo? Faremo tantissimi ragionamenti fino a dire non lo mangio, non lo mangio, non lo voglio. È difficile accettare il dono dell'altro. Ma noi quando facciamo il dono a un fratello povero, quel fratello povero ci dà qualcosa che è molto più grande del dono che noi facciamo, di quel panino che noi regaliamo. Il povero ci dà quella fiducia che magari nella nostra vita nessuno ci ha dato mai. Lui mangia quel panino senza pensare non solo perché ha bisogno, ma perché ha accolto il tuo dono, perché ha avuto fiducia di te, perché ti ha visto come una persona affidabile.
che non ha avuto paura che tu dentro quel panino avessi messo qualcosa per ammazzarlo, per fare danno a quel fratello. Il povero vive con noi questo scambio, questa reciprocità di amore. E scoprire questo ogni giorno ci aiuta a sentirci davvero fratelli. E cosa mi hanno fatto capire, che volto di Dio ho scoperto nel rapporto con i fratelli poveri? Il volto di Dio che è Trinità, il volto di Dio che è relazione. E ognuno di noi ha una sete forte di relazione, una sete di amore, di reciprocità, una sete di amare, di essere amati. E ogni povero ha questa sete di amare, di essere amato, ma anche di amare. E guardando la Trinità, noi abbiamo condivido con voi tre parole che sono gli aspetti della vita trinitaria e che sono aspetti che noi incontriamo perché siamo fatti immagine e somiglianza di Dio in noi, nella nostra vita, nelle nostre esigenze, in quello che siamo noi. Prima di tutto che nella Trinità incontriamo tre persone e il povero e ognuno di noi è una persona. Non siamo cifre, non siamo un codice fiscale, non siamo un codice di permesso di soggiorno. Noi siamo uomini e donne, persone desiderose di relazione con l'altro. Un giorno mi hanno chiamato, un giovane mi ha chiamato e mi ha detto: padre, ho scoperto che Vittorio era un signore che andava per strada e aveva un problema mentale. Questo signore aveva 70 anni. E la moglie è ancora ricoverata in una casa di riposo e è ammalata anche lei mentalmente. E questo giovane mi diceva: ho scoperto, perché da tempo che non vedevamo Vittorio per strada, e abbiamo scoperto che lui era a casa e che stava morendo. Era stato portato da un ospedale, è stato dimesso subito dopo che gli hanno fatto così più o meno un intervento e hanno visto che non c'era niente da fare perché aveva un tumore allo stomaco. E Vittorio era a casa e non riusciva più quasi a camminare. Siamo entrati in questa casa e la casa era tutta sporca perché Vittorio non riusciva più a andare in bagno. E mentre cercava di andare in bagno, i suoi bisogni li faceva così. Vi lascio soltanto immaginare come abbiamo trovato questa casa. E con questo giovane ci siamo chiesti: ma cosa dobbiamo fare? E abbiamo cominciato a pulire la casa. Abbiamo cominciato a sistemare Vittorio nel suo letto. E lui ancora parlava, mormorava, diceva di quello che aveva bisogno. Abbiamo chiamato il 118, che non hanno fatto nulla. E ci hanno soltanto detto: dovete voi prendere cura perché lui morirà. E noi abbiamo cominciato a prenderci cura di questo signore. Lo abbiamo visitato sempre, lo abbiamo sistemato e lui ha vissuto una settimana con noi. Un fratello di strada è venuto ad abitare nella sua baracca, nella sua casa, e di notte faceva da badante. E altri fratelli della Caritas ci hanno dato una mano a continuare a mantenere la casa pulita. E dopo una settimana, Vittorio aveva sempre un telefonino in mano e non mi lasciava mai prendere questo benedetto telefonino. Come se attendesse una chiamata, come se aspettasse che qualcuno lo chiamasse. A un certo punto, un venerdì mattina, abbiamo dato a lui la comunione e lui è morto. È morto e lì ho cominciato a prendere i suoi documenti, a vedere a casa dove erano le cose per organizzare insieme agli altri funerali. E ho preso il suo telefonino perché ho detto: magari riusciamo a contattare qualche parente, qualche persona conosciuta. Ho aperto il telefonino, la rubrica, e è venuta la scritta vuota, una rubrica vuota, una persona che non c'era nessuno, che non aveva nessuno, un uomo che viveva il dramma della solitudine. I poveri mi hanno insegnato che siamo davvero immagine e somiglianza di Dio, abbiamo una sete di relazione. Vogliamo la relazione, più del panino, più del letto, più di tutto quello che noi possiamo dare a una persona. Lui vuole la relazione
quello che diceva il Papa Francesco, quando dai un'elemosina, quando fai elemosina a un povero, lo guardi in faccia, stringe le mani di questo povero o semplicemente getti una moneta. E questo povero ha bisogno, come me, come te, come ognuno di noi, di relazione, di amicizia, di fraternità. E Vittorio, abbiamo preparato dopo il suo funerale, abbiamo messo il letto, le lenzuole più belle, la coperta, abbiamo pregato tanto con lui e lo abbiamo seppellito con dignità. E quel povero è diventato per noi, Vittorio è un fratello, è come un nonno, un padre, è un nostro fratello. È una persona che ha la sua dignità e non è giusto che gli venga tolta questa dignità. Siamo uguali, prima siamo tutti persone, secondo, come nella Trinità, siamo uguali. Abbiamo la stessa dignità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma siamo uguali, non esistono uomini e donne di serie A e di serie B. Non posso dire che l'altro è di serie A o di serie B. Un giorno Hassan, un giovane marocchino che abbiamo conosciuto alcuni mesi fa, è venuto a celebrare con noi Natale. Lui è musulmano, ma è venuto a celebrare con noi Natale. Ogni tanto mi inviava un messaggio: auguri di buon Natale a tutti i cristiani del mondo. Io dicevo: questo è il segno del regno di Dio, proprio. Questo qua ha scoperto la fraternità. E inviava questi messaggi e è venuto a celebrare la messa di Natale con noi. Alla fine ha voluto leggere un testo. E questo testo era una lettera che aveva scritto lui a tutti i cristiani, e lui diceva così: siamo tutti fratelli, siamo tutti fratelli, tutti poveri, tutti miseri, tutti bisognosi della misericordia di Dio, siamo tutti fratelli, la stessa dignità, ne abbiamo tutti, abbiamo la stessa dignità. E il povero riceve, ma il povero può dare. Ho conosciuto un giovane che si chiama, vi racconto questa esperienza, concludiamo. E questo giovane praticamente, qui c'è l'orologio, questo giovane si chiama Ottima, viene dal Niger, e questo giovane praticamente un giorno, io stavo correndo per prendere il treno, e questo giovane ha fermato praticamente le porte del treno e mi ha fatto entrare, questo giovane africano. E sono entrato in treno e ho ringraziato. E lì abbiamo cominciato a parlare e abbiamo fatto una bella amicizia. E lui abitava per strada, abbiamo cominciato sempre a incontrarci, a vederci, a parlare e tutto. E un giorno praticamente siamo riusciti a trovare per lui un lavoro in Calabria. E lui se n'è andato in Calabria. Dopo una settimana che era in Calabria, a un certo punto arriva un messaggio sul mio telefonino. E nuovamente il mio telefonino quando suona è sempre così: quindi pensaci tu, no? Così, io, questi senza visite di ora sempre mi chiamano chiedendo di scontare, di pagare io la chiamata, no? Quindi pensaci tu, sempre questo è il messaggio che arriva sempre sul mio telefonino. Ma quel giorno è arrivato un messaggio, una ricarica di 10 euro, e ho detto: ah, chi mi ha fatto una ricarica? Magari qualcuno ha sbagliato, no? O è un dono dalla Wind. Facciamo le pubblicità. E praticamente alla fine della giornata mi ha chiamato Ottima e mi ha detto così: padre, hai ricevuto una ricarica? E io: sì Ottima, ma mi hai fatto tu una ricarica? Una settimana che stavo lavorando lì. E lui mi ha detto così: sì, per chiamare tua mamma, tuo papà in Brasile ti ho fatto una ricarica. Musulmano mi ha fatto una ricarica, è stato provvidente nella mia vita, mi ha fatto una ricarica di 10 euro. E mi ha detto: per chiamare la tua mamma e tuo papà, dopo una settimana di lavoro. Ha molto più bisogno lui di aiuto materiale, ma lui è stato un fratello, è diventato un fratello e lo è ancora. Siamo persone, siamo uguali e siamo distinte, perché ogni uomo ha il suo volto e Dio ci conosce per nome. E i fratelli poveri, noi della comunità missionaria, noi della fraternità, vogliamo che abbia per noi un nome, una storia, i suoi bisogni. Un giorno è venuta una... ero sempre lì a parlare con i fratelli di strada, sono venute tantissime associazioni, e a un certo punto è venuta un'associazione e la signora ha detto così: questo si chiama Ali, e aveva la sua casa praticamente fatta di cartone sotto una tettoia, e stavamo lì parlando,
E è venuta questa associazione e questa signora ha cominciato a dire: Ali, no, non è che l'ho chiamato per nome, ma tu non vuoi venire con noi? Ti diamo un letto, ti diamo il cibo, tu puoi fare la doccia, tu puoi fare questo. Ha detto: mamma mia, ma è proprio la meraviglia, no? Ha detto: è la soluzione della tua vita. E guarda, da lì, Ali ha risposto così, ha guardato quella signora e ha risposto così: signora, io non voglio niente, io voglio tornare a casa, io voglio vedere la mia famiglia. A volte noi abbiamo la pretesa e siamo distinti, fratelli. Ognuno di noi ha una storia, non posso pensare che tu hai gli stessi bisogni e neanche ho il diritto di sempre stare a intuire di che cosa hai bisogno. Io devo vivere come Gesù. E Gesù cosa faceva prima di realizzare un miracolo? Anche se sembrava una cosa evidente, quello là aveva la mano storta, quello là era cieco, di che cosa potrebbe aver bisogno? E Gesù mai ha realizzato un miracolo così. Gesù chiedeva prima: tu cosa vuoi che faccia per te? Fa partecipare l'altro. L'altro ha un bisogno, è diverso da me. L'altro non sono io, l'altro è distinto. E io per scoprirlo mi devo mettere in ascolto dei suoi bisogni, devo dare a lui la possibilità di essere un tu. Lui non sono io, lui è un tu che in questa relazione di reciprocità si lascia scoprire, si rivela poco a poco. E con questi fratelli poveri stiamo imparando, con questi fratelli di strada, a vivere una relazione di reciprocità. Tu sei un altro, tu hai un altro bisogno, tu non sei neanche uguale a quell'altro che anche come te si trova per strada, ma tu sei ancora un altro. E ognuno di loro, stiamo scoprendo che ha un bisogno diverso, ha sogni diversi, ha desideri diversi. E noi, nella nostra vita di fraternità e di amicizia, vogliamo condividere con loro i loro sogni. Ha detto una volta Don Tonino Bello: di chi vale dare un letto se non sappiamo dire buonanotte? Vogliamo imparare a vivere una vita di relazione con i nostri fratelli poveri. Abbiamo tanto da dare, grazie a Dio, a noi stessi, i nostri doni, ma abbiamo anche tanto da ricevere, perché questi fratelli sono persone come noi, sono uguali a noi, e sono distinte come noi siamo distinti. E il Papa Francesco, e concludo con questa frase di Papa Francesco, e lui dice così, perché non puntiamo sui numeri, noi vogliamo incontrare ogni persona, non voi siete in tanti, ma magari avessimo la possibilità di parlare così, no? Di conoscerci di più, di vivere un'esperienza di fraternità e di amicizia. Papa Francesco dice così: perciò, se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. E io faccio di queste parole le mie parole, la parola di ogni missionario della comunità di Villareggio. Quello che noi vogliamo vivere e scoprire è questa bellezza di essere fratelli, e quella persona è unica e importante come ognuno di noi. Siamo unici e importanti per Dio. Annalena Tonelli, una grande della carità, diceva: i modi del servizio, e direi i modi della chiesa in uscita, i modi della chiesa ospedale da campo, i modi della misericordia sono tanti. Non si tratta di scimmiottarceli a vicenda, si tratta di essere lì dove siamo, questi volti della misericordia. E allora che volto della misericordia vogliamo essere? Lì dove siamo, lì dove il Signore ci chiede di essere. Che volto della misericordia il Signore mi chiede di essere? Misericordiae vultus. L'anno della misericordia, sapendo che abbiamo ricevuto tanto, ce lo ricordava Fabrizio, e allora forse non ci basterà la vita per restituire il tanto che abbiamo ricevuto. E allora ci lasciamo così, ringraziando di nuovo con un grande applauso i nostri amici, chiedendoci davvero, andando a casa, chiedendoci: e io, e noi come famiglie, che volto della misericordia vogliamo essere? E se questa notte magari ci capita, come a Sor Franca, di non dormire,
benedetta sia quella notte, perché nelle notti insonni Gesù le viveva, certo pregava, ma dopo aver distribuito i pani e i pesci, guardando ciascuno nel volto, credo che non sia solo la preghiera che non ti fa dormire. C'è anche tutto il peso della sofferenza, degli uomini, le parole che hai ascoltato, i volti che hai incontrato. E allora, così, lasciarci con questo. C'è una sana inquietudine che nell'anno della misericordia deve muovere i cuori di ciascuno e anche i nostri. Allora, Don Oreste Benzi salutava così: vi auguro di non restare in pace. E vorremmo salutarci così, ci auguriamo di non restare in pace. Buona serata di nuovo.